realtà che non inattesa, direi, e probabilmente neanche non sconosciuta alla fondatrice del partito. Adesso la lettera mette un punto fermo, però questi atteggiamenti antisemiti, razzisti, di rigurgiti di neofascismo non saranno più permessi né tollerati. La lettera forse arriva con un po' di ritardo, ma non apriamo il dibattito su questo. Comunque questa cosa è impegnativa d'ora in poi e costringerà Giorgia Meloni a intervenire in tutti i casi simili a quelli denunciati dall'inchiesta. Ah, sì, allora innanzitutto una battuta sul ritardo. Meloni in genere sembra, diciamo, non gradire molto farsi imporre l'agenda dagli altri, non vuole apparire succube, per così dire, di una sorta di egemonia esterna, per cui, diciamo, se vengono certe richieste allora io le seguo. Questo quindi in genere lei cerca sempre di andare in controtempo. Questo è comprensibile. È comprensibile, anche se naturalmente il controtempo potrebbe anche essere un controtempo in anticipo piuttosto che un controtempo in ritardo, comunque sia. Quindi lei chiaramente all'inizio su questa cosa non ha voluto reagire, adesso ha reagito secondo me in maniera abbastanza forte, insomma, abbastanza chiara, peraltro però dicendo anche molte cose che lei ha detto tante volte. Insomma, io così a memoria ricordo un'intervista al Corriere della Sera già della fine del 2021, nella quale diceva cose molto simili, ma anche il suo discorso di insediamento in Parlamento è un discorso nel quale ha detto cose simili. Quindi non è la prima volta che Meloni dice che lei aveva giurato sulla Costituzione, quindi, cioè. No, sì, certamente, ma insomma lì le cose possono essere interpretate sia nel diritto e sia nella storia. Comunque lei, insomma, su questo tema della nostalgia, su questo tema dell'antisemitismo, ha detto secondo me già più volte parole molto chiare. Naturalmente ripeterle in questa circostanza non è un fatto banale, non è un fatto, certo, diciamo, che non abbia un senso. E ovviamente adesso si tratta di dare seguito a queste parole concretamente all'interno del movimento e quindi diciamo facendo una pulizia tale che queste cose non debbano più ripetersi. Questa adesso secondo me è la vera sfida. Poi ce ne sarebbe un'altra più generale che, diciamo, è quella che passa non soltanto per un'eliminazione di queste frange nostalgiche, ma che passa anche poi per un allargamento del partito, per un partito, diciamo, che esca anche un po' fuori dai suoi recinti storici. E su questo, secondo me, diciamo, questa è un'altra grande sfida di Meloni ed è un altro terreno sul quale lei finora si sta muovendo molto, molto cautamente, molto lentamente, ma vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi. Tonia Mastrobuoni, che te ne pare?